Direttore, un giorno importante in tutta Europa, anche qui al Cardarelli si fanno i primi vaccini contro il Covid, un risultato importante. Sì, è un giorno memorabile, un giorno che passa alla storia. Passerà alla storia perché rappresenta effettivamente una grande conquista, quella di iniziare ad utilizzare le armi contro questa pandemia che sta mettendo effettivamente in ginocchio tutto il mondo. Quindi è memorabile. Era importante partire dagli operatori sanitari, coloro che in prima linea hanno combattuto questo virus e purtroppo ci hanno anche purtroppo rimesso la vita. Sì, sì, il significato è questo, è quello di avere gli uomini pronti a poter combattere, perché essendo quelli che si prendono cura di tutti quanti noi nel caso in cui risultiamo affetti dal Covid, avere gli ospedali sicuri, quindi con tutti gli operatori che sono pienamente, diciamo, in attività, è un punto importante. Ci può spiegare quest'oggi quanti vaccini sono stati fatti, saranno fatti e poi come si procederà qui al Cardarelli? Allora, noi oggi vaccineremo 100 operatori. Ad oggi ne abbiamo vaccinato già una quarantina, quindi riteniamo di terminare il programma di vaccinazione dei 100 che ci sono stati consegnati verso le 14. Dopodiché nei prossimi giorni arriverà il vaccino in regione, sarà ridistribuito alle aziende e quindi noi immaginiamo che probabilmente dai primi di gennaio partiremo con una campagna vaccinale, questa volta destinata a tutti gli operatori sanitari, non più solo ai 100 di oggi come giornata simbolica, e poi subito dopo si parte con la popolazione.